Asia Argento e ospite a Domenica In ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Corona. Ecco cosa ha rivelato l'attrice appunto nella puntata odierna di Domenica In, lo show domenicale condotto da Mara Venier. L'ospite principale e più attesa è stata Asia Argento. L'attrice virgola recentemente coinvolta in una serie di scandali e costretta ad abbandonare il ruolo di giudice ad X Factor 2018, sta passando un periodo non facile. La relazione con Fabrizio Corona. Asia Argento è stata ospite d'eccezione nella puntata di oggi di Domenica In. L'attrice si è raccontata ai microfoni di Mara Venier ed ha parlato della sua situazione lavorativa e personale. Già dall'inizio dell'intervista Asia Argento si dimostra schiva, quasi timida, ma decisa. Non mi fa piacere che si parli molto di me, ne prendo atto, la gente è interessata alle mie vicende. Hai dato da mangiare a giornalisti, opinionisti, finti amici, meglio che venga io a dire la mia, andrò in tutti i salottini a raccontare cosa è successo. A Domenica In Argento, ha parlato della sua situazione personale, dopo il suicidio dell'ex compagno ed essere stata cacciata da X Factor a causa del coinvolgimento in alcuni scandali, Asia è caduta in un periodo di depressione. Periodo di depressione dal quale però sembra essersi ripresa, almeno in parte, grazie all'inizio di una nuova relazione con Fabrizio Corona. Asia Argento ha parlato a lungo con Mara Venier della sua relazione con l'ex re dei paparazzi, a cominciare dal loro primo incontro. Mi ha cercato lui, mi ha scritto che voleva incontrarmi per parlarmi di lavoro, e se ci potevamo incontrare. Io ho deciso di incontrarlo a casa mia perché avevo paura dei paparazzi. Il racconto del rapporto con Corona. Anche Fabrizio Corona, intervistato ieri dalla Toffanini, ha parlato della relazione con Asia Argento, scendendo anche nei particolari della loro relazione. Chiuse virgolette, ci siamo seduti, ha raccontato, abbiamo bevuto una bottiglia di vino, e abbiamo parlato per delle ore. Ci siamo raccontati della nostra vita. Mi sono alzato in piedi, le ho preso la testa, ci siamo baciati, l'ho messa sul tavolo, e abbiamo fatto un amore bellissimo. Un amore che sarà durato un'ora. Ci siamo davvero scambiati qualcosa di profondo. Anche l'Argento ha raccontato la sua versione di quella sera. Asia ha parlato di come Fabrizio Corona la avesse colpita e catturata sin dal primo momento, mostrandosi però più reticente del compagno a fornire dettagli. Mi ha steso, che ci potevo fare? Mi ha stupito, è una persona sensibile, profonda, dolcissima. E mi ha stesa, subito. È bellissimo lui, è più buono del pane. La prima volta ci sono stati baci, abbracci e carezze. È stata una cosa molto tenera, che ci ha fatto bene. Asia sembra davvero innamorata. Io quel giorno stavo sul letto, e avevo tutti i cuoricini, che giravano sulla testa. Vivo sul letto, forse anche per la depressione. Ero ancora depressa quando l'ho incontrato.
Io non voglio parlare di dettagli della nostra sessualità. Quando ieri avevo scoperto che lui lo aveva fatto, avevo pensato di non venire qui, e di non voler mai più vedere neppure lui.